Signore e signori, io non ho intenzione di dirvi di seguire Satana o altro del genere, io non credo nella sua esistenza, vi sto raccontando questa storia semplicemente come un mito. Ok? E perfetto. Tutto ha inizio in Germania. In Germania all'incirca nel 1500, dove il dottor Faust fu il più grande ricercatore di tutti i tempi. Lui era un uomo che voleva scoprire il più possibile sulla cultura dell'uomo, aveva studiato ogni possibile libro, aveva svuotato le biblioteche, aveva studiato tutto quello che si poteva sapere di geografia, di politica, di scienza, di arte, musica, qualsiasi cosa. Lui sapeva tutto, letteralmente tutto, e voleva sapere di più e continuava a studiare di più per sapere qualsiasi cosa. Ormai la gente, quando era malato, andava dal dottor Faust. Zenta signora, mio figlio aveva strana malattia, aveva puponi in faccia, credo che sia un problema. Ha provato a togliere olio di palma da Nutella? Oh, non ci avevo pensato, adesso proviamo subito. E lui risolveva qualsiasi problema. Qualsiasi problema. Era amato da tutti, anche se ormai era un vecchietto sul punto di morire, che aveva passato tutta la sua vita a studiare. Era vecchio, un vecchio incredibile, ma vecchio incredibile, ma sul serio. E alla fine della sua vita, sapendo tutto e con tutta questa vita sprecata in una biblioteca, si era reso conto del fatto che non era felice. Non è che gli mancasse qualcosa o altro del genere, non è che gli mancasse l'amore o cazzate di questo tipo. Il problema del dottor Faust era che, per quanto lui continuasse a sapere sempre più cose, gli sembrava di scoprire cose che sapeva già. Quell'impressione terribile di, come quando andate a scuola, no? E vi spiegano un sacco di nuove nozioni, nuove informazioni, e voi siete lì, con la bocca aperta, ad ascoltare, e non ve ne può fregare di meno. Perché è questo che succedeva al dottor Faust. Lui aveva studiato così tanto ogni cosa che si era reso conto del fatto che qualsiasi cosa lui scoprisse era una cosa che alla fine sapeva già. Più si impegnava, più tutto sembrava così scontato, così visibile, così semplice. E quindi iniziò a interessarsi a cose che magari non erano del tutto reali. Perché, ok, una volta che abbiamo capito 10 euro da IKEA, e poi aveva letto questa specie di formula magica in tedesco, che probabilmente significava farfalla in tedesco, ma ci volevano 15 minuti a pronunciarla, e non era successo assolutamente nulla. Avevo ragione io, non esiste Satana, non esiste Satana, non esiste, non può non esistere, non può non esistere Satana. Io credo che Satana esista, perché altrimenti io non ho più niente da scoprire, quindi, nuova formula. E provò una nuova formula, terza formula, terza formula, e continuò a cercare di chiamare Satana senza mai, no, senza mai riuscire a chiamarlo davvero o altro del genere. Ma hey, eravamo nel Medioevo, c'erano tutte quante le porte aperte, e per quanto lui avesse la fortuna di non avere nessun prete che l'aveva sentito, apparve un cane randagio, che entrò nel suo laboratorio e iniziò a devastare tutto quanto correndo avanti e indietro. E più il dottor Faust cercava di capire che cosa avesse questo cane assatanato, più capiva che, oh, è un cane assatanato. Proviamo a parlare. Ciao, piccolo cane, come ti chiami? Io sono dottor Faust, tu sei Satana? Ho chiesto, tu sei Satana? Ho chiesto, tu sei Satana! E dietro di lui apparve dall'oscurità quest'uomo vestito in giacca e cravatta, con un libro rosso in mano, a guardarlo e far tipo. Sei cosciente del fatto che i cani non parlano? E credo che il dottor Faust in quel momento abbia avuto tipo un infarto. Si è impazzito e prima di riuscire a parlare ha ricevuto la spiegazione più bella del mondo. Con questo satanasso che dice: senti, il tuo accento tedesco mi sta sulle palle, quindi non parlare, sta zitto. Io so già tutto, ti ho ascoltato per anni venire a rompermi le palle e quando hai iniziato a citofonare con il tuo pentacolo, io ho cercato di non rispondere. Adesso ti becchi in me. Ora, tesoro mio, ascolta. Che cos'è che vuoi sapere?
Io vorrei sapere le cose che non so. Ok. E per esempio, e il dottor Faust, subito la grande domanda che tutti aspettano. Che cos'è Satana? Chiesto con questo tono, ovviamente potrebbe far paura a chiunque, ma non a Mefistofele, perché lui era uno delle tante raffigurazioni di Satana. Mefistofele era di solito questa rappresentazione di un uomo d'affari, vestito di nero, con questo libro rosso in mano, su cui segnava tutti quanti i contratti che riusciva a, beh, trattare con gli umani. E guardando Faust e cercando di capire se fosse un pazzo, se ci fosse qualcosa da raccontare, iniziò a pensare, ok. Divertiamoci, divertiamoci. Allora, tu vuoi sapere tutto su Satana e su Lucifero e su tutte queste cose che nessuno sa, ok? Perché? Vedi, signore, quando noi andiamo in chiesa, ci spiegano tutto su Dio e ci dicono che Dio è incomprensibile, ma nessuno mi ha mai spiegato che cos'è Satana. Insomma, domanda molto semplice. Zedio è onnipotente. Dio, in alto di Geli, è onnipotente. Perché non uccide Satana? Perché non lancia un fulmine e lo ammazza? E Mefistofele capì che c'era molto da spiegare. C'era da spiegare innanzitutto che un tempo Satana si chiamava Lucifero. Lucifero era il pupillo di Dio, era l'angelo più luminoso di tutti. Portatore di luce. E Lucifero viveva nell'alto dei cieli, nel grande paradiso con Dio. Dio, questo essere potentissimo e onnipotente, incorporeo, che aveva una schiera di angeli al suo servizio. Lui aveva appena creato l'universo. In principio vi era il verbo. E mentre Dio andava all'IKEA a prendere il sole, la luna e le altre stelle, creava anche la sua armata di angeli. Una serie di rose, ovvero di gruppi di angeli che lo circondavano e stavano intorno a lui e facevano tutto suo perché Dio era onnipotente e onnipresente, ma aveva bisogno di aiuto. Perché aveva bisogno di aiuto? Perché Dio si sentiva solo. Dio si sentiva dannatamente solo. Perché per quanto tu possa essere dannatamente onnipotente, se sei Dio non c'è nessuno con te. E quindi decise di creare delle emanazioni di se stesso, degli angeli. Gli angeli sono tutti uguali. Ali che possono essere d'argento o d'iride. Ermafroditi, sia maschio che femmina. E soprattutto, potentissimi, puri e magici. Queste tuniche bianche, capelli ricci d'oro. E attenti, attenti, gli angeli non sono mai stati bambini. Quando vedete degli angeli bambini, quelli sono putti. E Lucifero non era un putto, Lucifero era un cherubino, cioè il migliore di tutti gli angeli. Pensate, i cherubini avevano tra le mani delle gigantesche spade di fuoco, avevano queste gigantesche ali. Avete presente le aquile, queste ali grandissime, grandi 10 volte il loro corpo? Ecco, gli angeli avevano delle ali incredibilmente gigantesche ed erano luminosi, incredibilmente luminosi. E Dio teneva così tanto Lucifero che lui era la prima stella del mattino. E Lucifero era proprio Lucifero, quello che aveva proposto a Dio di creare qualcun altro. Perché non facciamo qualcuno di meno onnipotente? Perché non proviamo a creare qualcosa di più, di meno perfetto? Perché insomma in tutta questa perfezione c'è anche l'imperfezione, sarebbe carino avere i due contrapposti e scoprire. E Dio accettò, e Dio accettò. E Dio, che aveva appena creato la terra, decise di fare questa cosa incredibile e iniziare a popolarla di animali. Iniziò però per primo in una zona test perfetta. Poi anche la terra sarebbe diventata così più avanti, ma voleva prima creare un piccolo paradiso chiamato Eden, il paradiso terrestre. Eden era questo giardino meraviglioso in cui lui iniziò a lanciare gli animali, tipo grandi così, trovati negli ovetti Kinder, li lanciava e controllava dove finissero e come si comportassero fra di loro. Di ogni animale c'era un maschio e una femmina, ma gli animali non lo accontentavano. Così decise di prendere dell'argilla e di costruire una statua.
una statua bellissima che rappresentasse un po' Dio e un po' qualcosa che non lo era, una figura che somigliasse a lui ma non del tutto, e creò l'uomo. L'uomo e la donna. In un colpo solo. Tutti e due dall'argilla. E Lucifero, l'angelo più buono di tutti, era quello che era stato partecipe di tutto questo, che era felice di aver contribuito alla creazione di tutto questo. Che cos'è quell'albero? Dio è. Dio, perché c'è un albero con i frutti rossi così grossi al centro del giardino? Ma cioè, insomma, è pieno di frutti, ok? E di alberi, ma. Io sono magico e ho notato una cosa strana in quell'albero. No, non vorrei che tu ti fossi sbagliato, ma quello è l'albero della conoscenza. Sì, caro Lucifero, è l'albero della conoscenza. Ok. È l'albero della conoscenza. Perché hai messo l'albero della conoscenza sul giardino dell'Eden? Non vedo dove sia il problema, figliuolo. Quello è l'albero della conoscenza, con il frutto che permette di distinguere il bene dal male, di essere quasi uguali a me. Ok, ma tu hai creato gli umani per essere deboli, per essere creature innocenti che vivono sulla terra, ok? Se ne stanno lì nudi, pelosissimi, a girare per il loro giardino. Perché hai messo un albero al centro di tutto? Perché hai messo l'albero della conoscenza? Beh, la risposta di Dio ha spiazzato Lucifero. Perché io voglio vedere fino a che punto si spingerà l'uomo. Lì c'è una conoscenza che l'uomo non ha, una conoscenza incredibile che l'uomo non ha. E voglio scoprire se, avendo la sua disposizione, l'uomo la vorrà oppure no. Ok. Quindi tu stai facendo questo giochino sadico, metti una conoscenza incredibile al centro del giardino, lì sotto il loro naso, e gli impedisci di farlo. Oh sì, io ho messo una regola, loro, se dovessero mangiare di quel frutto, mi farebbero arrabbiare. Mi arrabbierei e tratterrei il respiro finché non chiedono scusa. Ecco. E Lucifero che si chiedeva se il Padre Eterno fosse diventato pazzo. Perché cacchio metti un albero al centro del giardino dell'Eden se poi non lo possono mangiare, se poi non possono prendere quei frutti? Insomma, cos'è un giochetto sadico per vedere l'uomo che si danna da solo? E Lucifero si incazzò e iniziò a pensare, aspetta. Quel frutto permette di distinguere il bene dal male. È un potere incredibile, onnipotente, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa che il male esiste già. Se il male esiste già, ma noi siamo tutti angeli, arcangeli e Dio, chi è il male? Cioè, chi è il male? E dopo questo ragionamento, Lucifero iniziò a pensare al fatto che, ehi, perché Dio impedisce all'uomo di avere il sapere, ma glielo mette davanti? Perché Dio ha impedito agli angeli di avere il sapere? Perché Dio sceglie tutto per tutti al posto degli altri, impedendo a tutti di essere liberi? E così decise di andare da Dio e discutere un attimino. Scusa, ma vorrei farti una domanda. Ma noi angeli, noi sappiamo tutto? Cioè, ci sono cose che tu ci tieni nascosto? E Dio guarda Lucifero e fa: beh, sei l'angelo più buono di tutti, sei il più luminoso, sei il più potente, posso anche dirtelo. Sì. Cioè, voi non siete mica Dio, non potete sapere tutto, la possibilità di sapere tutto è solo mia. Ok, quindi tu sei un burattinaio. Cioè, noi siamo quelli che non possono sapere nulla, tu sei tutto e dobbiamo stare al tuo gioco. E Dio che tipo. Senti, credo di aver dimenticato l'arrosto in forno, ti fa niente se vado via un attimo? E Lucifero è incazzato.
Lucifero incazzato nero. E così creò un'armata di angeli. Andò a chiamare tutti gli angeli che trovava e iniziò a chiedere se anche loro fossero d'accordo. Ce n'erano alcuni, per esempio l'angelo Gabriele che diceva no, no, Dio ha ragione. Dio non ci fa sapere tutto perché a noi non serve sapere tutto. E se noi sapessimo tutto, a parte preoccuparci di mille cose, non faremmo nulla, romperemmo le scatole e basta, non è giusto. E poi c'era Lucifero che diceva, sì, ma è giusto. Cioè, è giusto sapere tutto. Per esempio, sapere che sapore ha l'arrosto di Dio, perché un arrosto fatto da Dio deve essere una cosa incredibile. Perché noi non possiamo saperlo? Cioè, che cosa ci tiene nascosto? Che cos'è che noi non sappiamo? Siamo angeli, siamo sotto Dio, perché non possiamo saperlo? E Gabriele che se ne fregava. Gabriele, Ezechiele, un milione di altri angeli, tutti quanti che... dai serafini e cherubini e tutte quante le altre schiere che... no, ma a noi sta bene. Fortuna che c'era un gruppetto dove invece Lucifero aveva trovato effettivamente degli aiuti. Belzebù, Mefistofele, un sacco di altri angeli che effettivamente avevano detto ok, ma perché Dio effettivamente fa così? Perché ci tiene nascoste le cose? Perfetto! Attacchiamolo. E così di notte, intanto che Dio stava riflettendo sul fatto che e se io facessi venire i complessi agli umani di notte? Nah. Sì. Oh, creiamo le zanzare così rompiamo i coglioni agli umani. E mentre Dio faceva tutto questo ed era distratto per i cazzi suoi con il Lego a montare le zanzare, Lucifero con la sua armata decise di attaccare. Per attaccare Dio bisognava essere ultra potenti, quindi recuperò tutte le più grandi armi possibili e immaginabili e si trasformò in un drago, un gigantesco, enorme drago. Un drago sputafuoco, nero ed enorme, grande tanto quanto la Terra, o quasi. E Lucifero, sotto forma di drago, andò ad attaccare di soprassalto Dio, attaccandolo dall'alto e iniziando a sparare fuoco su di lui. Ma Dio era ovunque, Dio non aveva una forma unica, quindi era un po' difficile combatterlo. Ma Dio non combatteva, non rispondeva, semplicemente era impossibile colpirlo. E tutti gli altri angeli che erano dalla sua parte, tutti gli angeli di Lucifero che cercavano di colpire Dio per riuscire ad abbatterlo e creare un Dio democratico, votato coi referendum. E nessuno riusciva a colpire Dio finché non arrivò una schiera di angeli dalla parte di Dio che iniziò a combattere contro gli angeli di Lucifero. Fu uno scontro epico, tutti quanti che combattevano fra di loro, tutti quanti che cercavano di riuscire a vincere questa possibilità di avere finalmente il sapere, e alla fine Dio si accorse che mentre creava le zanzare stava succedendo tutto sto casino, si tolse una caccola, la sparò contro Lucifero e Lucifero rimase colpito e ferito. E mentre Lucifero era ferito, Dio cercò di perdonarlo, perché Dio è buono. Lucifero, tu non hai capito il motivo per cui io non vi do tutto il sapere, ma c'è un motivo. Voi non sareste nemmeno contenti di avere tutto quanto il sapere. Io stesso non sono contento. Voi credete di raggiungere la felicità sapendo le cose, ma sapere le cose non serve a nulla. E Lucifero, incazzato, che non faceva altro che guardare male Dio e pensare a quale battuta geniale, molto teatrale dire per riuscire ad abbatterlo e dimostrare che lui aveva torto. E Dio osò parlare male della madre di Lucifero. No, Lucifero non aveva una madre, la sua madre era Dio, però Lucifero si offese e non si sa che cosa fosse successo, ok? Non lo si sa. Sta di fatto che ci fu quest'ultimo grande litigio e Dio prese per una gamba Lucifero, lo fece roteare sulla sua testa e lo lanciò verso la terra. E Dio vide questa saetta partire verso il pianeta Terra, tipo, vediamo se faccio gol. Perché Italia-Germania? L'ho tirato io il gol. E Lucifero che con una potenza devastante va a sbattere contro la Terra, finendo per conficcarsi al centro della Terra, creando una voragine gigantesca che poi si sarebbe chiamata Inferno. E dopo Lucifero,
gli angeli buttarono giù anche tutti quanti gli angeli che erano dalla parte di Lucifero. E man mano che cadevano a terra, le loro ali bruciavano e prendevano fuoco e diventavano neri e perdevano i capelli e crescevano le corna e ognuno di loro prendeva un aspetto diverso. E tutti quanti finirono in questo inferno, questa gigantesca voragine al centro della quale c'era Lucifero, incastrato in fondo all'inferno, incastrato nel ghiaccio fino al petto, con le sue gigantesche ali cercava di liberarsi, ma più muoveva le ali, più l'aria si muoveva, più si creava solamente altro freddo e altra aria fredda, circondato dal gelo e incastrato nel ghiaccio. Lucifero, il più grande di tutti gli angeli, era stato bandito dal paradiso e l'incazzato nero giurò vendetta. Lui, Lucifero, non poteva più uscire dal ghiaccio e non sarebbe mai più uscito dal ghiaccio, ma meglio governare l'inferno che lavorare in paradiso per Dio. E finiti i 7 giorni di creazione di Dio e tutta quanta la spiegazione, Mefistofele si fermò e guardò il dottor Faust, aspettandosi una qualche richiesta particolare, e il dottor Faust era tipo con gli occhi a stellina, tutto quanto felice, cuoricini, e tipo: "Oga, io finalmente avevo capito! Ho capito chi ha inventato zanzare di merda! Finalmente ho capito! Grazie! Grazie, Mefistofele!" "Tu davvero sei una persona culturale?" Io sono acculturato!" E tutti i libri, le biblioteche che hai svuotato, letto, mangiato, divorato. Comunque, senti, se vuoi sapere altro, io ti dirò tutto quello che c'è da sapere su Lucifero e il resto della storia e come andrà avanti, ma non gratis. Oh, io pagare qualsiasi prezzo, tanto io sono vecchio, che cosa me ne frega. Ok, allora, facciamo così. Io lavoro per te per 24 anni. 24 anni. E dottor Faust che... Beh, ho 90 anni. Anzi, ho 90 anni, io penso di morire dopo domani. 24 anni neanche li fifo. Va bene. E ok, per 24 anni Mefistofele avrebbe lavorato per lui. Firmetta sul suo libro rosso, firma col sangue, e il dottor Faust potesse sapere il resto della storia di Lucifero. Il patto era questo. Mefistofele avrebbe concesso al dottor Faust di sapere tutto su Lucifero, di sapere tutto su tutto ciò che lui non sapeva, sapere tutto su Dio e sulla magia. Ma non avrebbe potuto andare in paradiso. Faust avrebbe pagato il prezzo di questi 24 anni di sapere rinunciando alla sua anima. Un patto molto tipico e classico, eh? Ora, immaginate che cosa può fare il signor Faust, l'uomo più intelligente del mondo, se ha a disposizione la magia di Mefistofele. Mefistofele era pronto ad aiutare Faust a fare qualsiasi cosa, e da bravo umano, indovinate quale sarebbe stata l'unica cosa che il dottor Faust avrebbe chiesto. Ecco, Feti, c'è una signorina, io ho 90 anni, ma lei ne ha 22 circa, che si chiama Margareta. Ok, no, non stai per chiedermi, tu non stai per usare gli infiniti poteri dell'inferno per conquistare una ragazza, vero? Nein. E così tutto andò nella direzione sbagliata. Faust aveva chiesto di poter avere Margareta. E come avere Margareta? Semplice. Mefistofele portò il dottor Faust da una strega. E la strega, con un incantesimo molto particolare, senza chiedere nulla in cambio, perché a chiederglielo era Mefistofele in persona, fece tornare il dottor Faust, ormai anziano, 90 anni, alla giovane età di 20 anni. Aveva improvvisamente perso 60 anni d'età in 5 minuti.
E il dottor Faust, sentendosi finalmente bello. Ok, andiamo subito a parlare con la signora Margareta! No. No, Faust, no, no. Ok, ho capito che sei giovane, ma no, non hai mai visto una sitcom americana? Vieni. E così il signor Mefistofele portò Faust in una locanda. In una locanda dove gli avrebbe spiegato che cos'è una donna e quindi come comportarsi nei suoi confronti. Non puoi semplicemente, perché sei diventato giovane, provarci e pensare che lei sia felice di stare con te. Ok? Come dice qualcuno nei commenti, Faust, state calmo! Un attimo ancora! Entrarono nella locanda, ordinarono da bere con calma e Mefistofele decise di continuare con il racconto. Dunque, come ti ho spiegato, ecco, Dio aveva appena creato la terra. E quindi il giardino dell'Eden, che era sopra la terra, completamente staccato, si trovava infatti in cima al purgatorio, questa montagna che si trovava dalla parte opposta alla caduta di Lucifero. E aveva creato un uomo e una donna, che, come di sicuro sapete perfettamente, sono Adamo e Lilith. Lilith, ok? Lilith. Adamo e Lilith. Adamo era un uomo buono, aitante, muscoloso e bellissimo, che non aveva nessun difetto perché lui era creato a immagine e somiglianza di Dio. E dall'altro c'era Lilith, Lady Lilith. Lilith era questa donna bellissima che, proprio come Adamo, era fatta immagine e somiglianza di Dio. Un uomo e una donna che dopo 5 minuti che si conoscevano già si erano saltati addosso l'un l'altro. Lilith aveva iniziato ad avere rapporti sessuali con Adamo. In continuazione! Era una macchina che non si fermava mai! Era una cosa incredibile! Ad Adamo piaceva Lilith e a Lilith piaceva Adamo. E si trovavano in perfetta sintonia. E erano felici tutti quanti assieme. E a un certo punto Adamo iniziò a pensare, ok, siamo tutte e due immagini e somiglianze di Dio, ma io e te, Lilith, siamo molto, molto diversi. Ma se siamo diversi, come facciamo a somigliare tutti e due a Dio? E beh, la risposta di Lilith fu, oh cacchio, significa che uno di noi due somiglia di più a Dio rispetto all'altro? E Adamo che risponde, chiederei a Wikipedia, ma purtroppo non esiste ancora, perché siamo gli unici due sulla Terra, quindi Wikipedia, cioè Dio, ma è sempre così che funziona, quando l'uomo chiede qualcosa a Dio non c'è nessuna risposta, e Dio non rispose. E in questo dubbio incredibile, Adamo iniziò a pensare, ok, se Dio non risponde significa che fra me e Lilith c'è qualcuno che somiglia di più a Dio. Siamo tutti creati su immagine e somiglianza, ma uno di noi effettivamente, oh, e Adamo pensò, ok, Dio è un nome maschile, in ebraico Yahweh, ok, allora sono io che somiglio di più a Dio. E Lilith, cosa? Oh sì, devo essere io che somiglio di più a Dio, ho i capelli corti e lui non avrà i capelli lunghi, dai, è troppo effeminato. Adamo, non è così che funziona. E Adamo, sempre più convinto, iniziò a dire, ok, se io somiglio di più a Dio, vuol dire che sono più importante di te. Quindi io sono più importante di Lilith, quindi l'uomo è più importante della donna. Immaginate Lilith che fa una reazione tipo, scherzate? Dal momento in cui Dio non rispondeva alle domande e dal momento in cui Adamo aveva appena detto che l'uomo era migliore della donna, Lilith iniziò a preoccuparsi e a non avere più rapporti con Adamo. E iniziò a riflettere perché, ok, se l'uomo si comporta come se fosse superiore alla donna, ci sono solo due possibilità. O io sono una sorta di divinità, sono simile a Dio e Adamo è una testa di merda, oppure in realtà è Adamo a somigliare di più a Dio? Oppure sono io a somigliare di più a Dio? No, è Adamo a somigliare di più a Dio. Se Adamo somiglia di più a Dio, io non sono nulla.
E se io sono io di più di Dio? E Lilith iniziò a impazzire. Era giusto o era sbagliato che Adamo la trattasse come una creatura di secondo ordine? Se Adamo avesse ragione, dopotutto era Dio che aveva detto ad Adamo che ho creato a mia immagine e somiglianza, che ci divide da ciò che sta oltre quella parete. Che c'è oltre quella? Boh. E ok, e così di nascosto Lilith iniziò ad arrampicarsi in piena notte mentre Adamo dormiva per riuscire a sfuggire finalmente al paradiso terrestre. Purtroppo, non riuscì a scappare perché Adamo venne svegliato da Dio. Sì, perché Dio si deve intromettere sempre nel momento sbagliato, no? Venne svegliato da Dio e Adamo iniziò a inseguire Lilith. Non poteva restare solo, aveva paura di restare solo. E quindi voleva fermare Lilith e chiederle scusa e dire: no, ti prego, no, non andare, non intendevo dire che l'uomo è migliore della donna. No, non preoccupiamoci di questa questione, no, no, non preoccupiamoci. Tu sei uguale a me, Lady Lilith. E io farò qualsiasi cosa per te. E Lilith che inizia a riflettere. Ok. Scendo, torno ad Adamo o me ne vado? Scendo, torno ad Adamo o me ne vado? Così Lilith decide di scendere dal muro, non andare nel mondo esterno, restare nel giardino dell'Eden e parlare 5 minuti con Adamo. Senti, io ti voglio tanto bene, ma inizio a pensare che se tu non fossi l'unico uomo della Terra, andrei con qualcun altro. E non so se questo sia giusto, perché a quanto pare Dio ci ha promessi sposi, adesso siamo sposati per qualche strano motivo. Però, ecco, che ne diresti se ci prendessimo una pausa di riflessione e provassimo a... Ma Adamo non voleva ascoltare. Adamo non voleva ascoltare. Adamo iniziò a rompere le scatole pretendendo che Lilith non solo restasse con lui, ma per di più che avessero un rapporto sessuale, dai! Fondiamoci, abbiamo un rapporto. Diventiamo una cosa sola per un'ultima notte di piacere. Poi decidiamo. Vedrai che ti piace, eh? Vedrai che ti piace. Vedrai che ti piace. E Lilith capì che non c'era modo di ragionare, ma che forse era colpa del giardino dell'Eden. Forse era colpa del giardino dell'Eden, forse al di fuori di questo giardino loro non sarebbero stati gli unici. Forse lei avrebbe potuto convincere Adamo a disobbedire a Dio per scappare fuori. E magari fuori sarebbe andato tutto diversamente. Magari ritrovandosi in una terra sconosciuta, Adamo avrebbe smesso di preoccuparsi di Dio e avrebbero avuto la libertà di fare quello che volevano. Magari c'erano altri uomini, altre persone. Insomma, Lilith non voleva accontentarsi degli animali. E così iniziò a sedurre Adamo, proponendogli un po' di Schweppes solo io e te, e cercare di portarlo fuori. Cercò di convincerlo, con le sue prestanze sessuali, a uscire dal giardino, scavalcare finalmente questo gigantesco muro d'argilla e riuscire a scappare definitivamente dal giardino dell'Eden, di nascosto da Dio. Dio non se ne doveva accorgere. E quindi Adamo non doveva fiatare. E così lei cercava di eccitarlo sempre di più, ma sempre di più. E mentre Adamo seguiva Lilith, Lilith continuava a fare piccole pose osee, cose piccole, ma molto molto caratteristiche, cercando di mettere in mostra le sue parti del corpo o altro del genere per fare in modo che Adamo continuasse a seguirla e disobbedisse a Dio, uscendo dal giardino dell'Eden. E così, una volta arrivati sul muro, Dio, che aveva osservato tutto il tempo con il suo spirito sadico, decise di punire Lilith. Così, schiocco di dita, e Lilith si trasformò in un mostro, un gigantesco, orribile mostro. E il mare che circondava il giardino dell'Eden si alzò, prese Lilith e la trascinò sott'acqua, e la trascinò nei fondali marini. E mentre Adamo veniva addormentato da Dio in modo che non si potesse ribellare da questa cosa, Lilith veniva trascinata sempre più in profondità, nell'oscurità degli abissi. E mentre Adamo dormiva, Dio gli staccò una costola
e dalla sua costola creò Eva, una nuova donna che stavolta sarebbe rimasta sottomessa all'uomo e che avrebbe obbedito. Mentre Lady Lilith rimase incastrata sul fondo dell'oceano senza mai più poter scappare. Dio ovviamente aveva visto tutto, ma anche Lucifero aveva visto tutto. Lucifero sapeva perfettamente chi dei due doveva aver ragione. E quindi, mentre Dio si occupava di Adamo, Lucifero si occupava di Lady Lilith. E iniziò a sedurla e ad avere rapporti sessuali con lei, creando i sette vizi capitali e tutti quanti gli altri demoni che Lilith avrebbe partorito. Lilith odiava, essere stuprata da Satana, ma proprio come aveva fatto Lucifero, pure lei diceva meglio essere stuprati da Satana che sottomettersi a Dio. Satana ovviamente era bloccato nel fondo dell'inferno, bloccato nel ghiaccio fino a metà del corpo e purtroppo, ecco, poteva mandare soltanto dei suoi sudditi, dei suoi piccoli diavoli o delle emanazioni di se stesso a cercare di conquistare Lilith e ad avere rapporti con lei. Fu a quel punto che Satana capì che non poteva fare come faceva Dio, non poteva intervenire di persona perché non era libero, perché lui era incatenato da Dio all'interno del ghiaccio. Quindi l'unico modo che aveva per fare i suoi interessi e combattere contro gli ideali di Dio era di farlo tramite l'uomo. Come Lilith di testa sua aveva disobbedito a Dio, forse anche Adamo poteva, e forse anche la nuova donna, Eva, poteva. E quindi, ecco, signore e signori, che viene spiegato perché Satana non agisce mai di persona. Lui è incatenato, non è libero, deve usare l'uomo, e l'uomo è la cosa più simile a Satana che Dio abbia mai creato. A quel punto però, un signore con che usava su internet un nome del tipo JJEKKK, cose impronunciabili che praticamente probabilmente ha sbattuto la testa sulla tastiera per scegliere il nome, si alzò da un tavolo, guardò Mefistofele e fece «Che cazzo stai dicendo?» «No, no, non è così che è andata, non è così che è andata, tesoro mio!» «No, no, 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 lui ha creato Adamo ed Eva, è scritto nella Bibbia, è scritto nella Bibbia!» E che cacchio, è questa la verità. E sto tizio, un po' perplesso, guardò il dottor Faust, che era un giovane, che però non sembrava giovane, aveva un po' un atteggiamento da vecchio, perché guardava i cantieri anche se aveva 20 anni, e Mefistofele, che era vestito da uomo d'affari nel Medioevo, quindi che cacchio ci fai qui? E iniziò a prenderli per il culo, a ridere con tutti quanti quelli che lo circondavano all'interno della locanda. E mentre tutti ridevano, Mefistofele già stava pensando: Faust? Sta testa di è quel genere di persona che non devi ascoltare. Quindi, vieni, offriamogli da bere. E vi giuro, è scritto davvero nella storia. È scritto davvero nella storia. Gli offrirono da bere. Lo ubriacarono e una volta ubriacato, una volta usciti dalla locanda, lo uccisero. Lo pugnalarono. E lo nascosero in un vicolo, cercando di nascondere tutte le prove del cadavere. Non c'era il DNA o altro del genere, quindi era facile nascondere un cadavere in questo modo. E mentre Faust aveva un attacco cardiaco per aver appena visto morire un uomo, non sapeva se per mano sua o per mano di Mefistofele, chi l'aveva fatto? Oh mio Dio! Mefistofele sapeva già come distrarre Faust. Adesso, mio piccolo mangiacrauti, andiamo da Margherita. Vieni, 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 vieni. E così Faust, avendo imparato qualcosina da questo racconto su Adamo ed Eva, capì che il metodo migliore era presentarsi a casa di Margherita con un dono.
dei gioielli. E così preparò uno scrigno di gioielli, bastava chiedere a Satana, Satana esaudiva qualsiasi suo desiderio, mi fai dei gioielli, oh prego, scatoletta, scrigno pieno di gioielli, e lui, di nascosto, senza lasciare un biglietto né altro, lo lasciò all'interno della camera da letto di Margareta. Bastò chiedere a Mefistofele, mi apri la porta? Oh certo, caro, apre la porta, entra, appoggia lo scrigno nella camera da letto e esce silenziosamente senza farsi vedere da nessuno e si aspetta che Margareta capisca chi gliel'ha mandato. Cioè, Margareta ovviamente era una poveretta che moriva di fame. Era povera, ma povera, ma povera sul serio. Lei viveva da sola con sua madre, mentre suo fratello era partito in guerra e probabilmente era schiattato in qualche guerra. Non tornava più, infatti. Doveva tipo tornare 2 settimane fa. E la madre invece era una megera terribile che continuava a chiamarla Margareta! Margareta, vieni qui! Ho i calli ai piedi, me li puoi togliere? Per favore, cara Margareta! E Margareta non era mai uscita di casa, non se n'era mai andata. Non aveva mai provato a trovare un uomo o altro del genere, perché doveva badare a sua madre. Sua madre era ormai vecchia, per quanto fosse antipatica, grassa e pelosa, e aveva i baffi. Doveva badare a lei. Doveva badare a lei. La povera Margherita era questa donnina caruccia, carina, molto pallida, bionda, ma essendo povera nessuno la voleva in moglie, solo Faust, perché, ehi, Faust era un intellettuale, e solo agli intellettuali può piacere una donna povera nel Medioevo. Nel Medioevo faceva la differenza tra la vita e la morte. E quando Mefistofele seppe che Faust aveva lasciato tutti quei gioielli senza un bigliettino, fece tipo. Certo che sei coglione. E infatti, il giorno dopo, quando finalmente Margareta trovò i gioielli, li portò a sua madre. Margareta, ma che bei gioielli, chi te li ha mandati? E Margareta, che era una santa donna, che credeva fermamente in Dio, deve essere un dono del Signore, un dono per noi per non farci morire di fame. E mi sembra la cosa più nobile da fare, darli in beneficenza. Così 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica e donano alle suore tutti i gioielli. E tipo Faust che fa. E Mefistofele che aveva previsto tutto che fa. Senti, senti. Faust. Abbiamo un problema. Quindi, tu non puntare su un regalo, perché Margareta lo regalerà a qualcun altro e non si preoccuperà di chi gliel'ha mandato, penserà che gliel'ha mandato Gesù Cristo, ok? Tu, adesso, devi puntare sul suo punto debole. Lei è una donna molto povera, molto umile, molto dolce, molto amata, no? Quindi, che ne dici se andiamo dalla sua amica Marta? E tipo, Faust, che la sua amica Marta? Oh sì, guarda, 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 ti faccio vedere. Marta è sposata con un uomo molto forte e tanto bellissimo che è nell'esercito, è tipo un generale, ok? Ora è morto, perfetto. Ora che è morto, andiamo a consolare la vedova, no? Dobbiamo andare a consolare la vedova e tu, signor Faust, tu, capito? Non Margareta, no, 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 non io, tu, dovrai dire fermamente e essere convinto a recitare e dire che tu sei arrivato dalla guerra giusto ieri e che devi portare questa triste notizia. Tanto un paio di giorni dopo arriverà il telegramma e verranno a sapere che sì, è vero, no, non te lo sei inventato. Quindi domani bussi alla porta di Marta. Anzi, bussiamo assieme, che almeno magari non sei capace che sei talmente ritardato anche se hai studiato tutta sta roba. Bussiamo, entriamo e andiamo da Marta e le spieghiamo che ehi, tuo marito è morto, non sono stato io. Ah, tuo marito non era Giorgio Michele? Sì, è morto. E Marta che scoppia a piangere.
Scoppia a piangere disperata e piange, piange una povera donna che ha appena perso il marito. E Faust, che è triste, pensa, oh mio Dio, che brutta notizia. E Marta, per favore, gentili uomini, potresti gentilmente andare dalla mia vicina di casa, la mia amica Margareta, e farla venire qui, ho bisogno di lei. E Faust e Mefistofele, tutti tranquilli, che vanno nella casa di Margareta e... Margareta? 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 Ciao Margareta! È morta, è morto la tua vicina di casa, vedova. Marta, sì, lei. Sì, è morto. Terribile, terribile. Il povero Giorgio, Michele, il povero Michele, mi ha spezzato il cuore. E Margareta, che è disperata, si mette a piangere pure lei, e va a casa di Marta, si bevono un tè assieme, le prepara una camomilla, è un momento straziante. E Faust, che sotto consiglio di Mefistofele, se ne sta lì tranquillo e parla con loro e cerca di consolarle, finché a un certo punto Mefistofele, bravo Satanasso, non se ne esce dicendo, ok, adesso, che ne dite se voi, povera Margareta che si preoccupa tanto per la sua amica, voi andate a fare... ne hai morto il marito, chissà quale pezzo di merda l'ha ammazzata. E... Beh, Mefistofele e Faust, che fanno una passeggiata nel parco, fanno un giro lunghissimo e chiacchierano in mezzo alle margherite. Oh, cara Margherita, Margherita, mi confondo con Margherite, Margherite, Margherita. Sono bellissime queste Margherite, vero Margherita? E Margherita, che presa da questo accento così sublime, si sentiva svenire. Era un bell'uomo, era giovane, e stava con lei, e la abbracciava, e passeggiavano assieme, parlavano del più del meno. Era un uomo bello, tante, colto, chissà com'era conciato là sotto. E Mefistofele, oh, era conciato molto bene là sotto. E pian piano chiacchieravano, si amavano, si innamoravano sempre di più. Tant'è vero che la sera, a mezzanotte, anzi a luna di notte, facciamo, Faust tornò a casa, tutto quanto ricoperto di rossetto, perché c'era già il Medioevo, nel Medioevo c'era già la Chico che vendeva i rossetti, e tornò da Mefistofele, tipo, estasiato, felicissimo. Mefistofele, stiamo assieme, sei innamorata! Sei innamorata? Sono troppo felice! Che cosa succede dopo? E tipo, Mefistofele che fa... dopo cosa? Dopo che è morto il... Ti preferivo quando parlavi in tedesco. Ah, io sono sempre che stato tedesco. Sempre. Faust, stai prendendo l'accento di Margareta? Nein. Senti, la storia di Lucifero, come procederà mai? Indovina un po'. Allora, come ti ho detto, è nata Eva. Eva, creata appositamente per essere sottomessa ad Adamo. Adamo ed Eva, una coppia perfetta che scopava un po' di meno rispetto a quella di Lady Lilith, ma che andava benissimo e che funzionava. Un uomo e una donna che in realtà si sostenevano l'un l'altro, che stavano al loro posto, avevano i loro compiti. E poi c'era Eva che tipo un giorno passa davanti all'albero della conoscenza, al centro del giardino dell'Eden, in cima a una collinetta, questo albero gigantesco, frutti giganteschi, e fa: ma quello noi lo possiamo mangiare? E Adamo che fa: no, 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 no. Ne ho già persa una di moglie, ok? Tu, non... L'albero della conoscenza è proibito, Dio mi ha detto che non lo possiamo toccare e... Oh, guarda che bella quella farfalla, andiamo a vederla! E Adamo, che come un cretino, cerca di seguirla. E Eva, che con la collina in bocca guarda i frutti della conoscenza del bene e del male. E Adamo, che cerca di spiegare, no, guarda, ci sono gli ananas, le angurie, senti che caldo che fa, le angurie, dai. E cerca di portarla verso altri frutti, ma Eva resta fissata con l'albero della conoscenza. Così, di notte, di nascosto, Eva
ritorna all'albero della conoscenza per assaggiare i frutti, vedere come sono e inizia a sentirsi in colpa. No, non devo, no, non devo mangiare. No, 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 no. E mentre lei è indecisa se mangiarlo o no, perché sono così succulenti, però lei deve rispettare la volontà di suo marito, ecco che appare un serpente, un gigantesco serpente tipo basilisco, che fa il giro dell'albero, sale, appare e... Ciao Eva, sono Lucifero, l'angelo preferito di Dio. E Eva che fa... Perché non ti ha invitato a Natale? Come non mi ha invitato? Avete fatto una festa di Natale? Ma io non c'ero perché ero all'estero. Di solito ci sono sempre i pranzi di Natale. Comunque, io sono l'angelo preferito di Dio. Ti posso dire che Dio non vuole che mangi questi frutti. Ah, ok. E Eva se ne va. Ferma. Ferma. Dio non vuole che mangi questi frutti, perché se tu mangiassi questi frutti, conosceresti il bene e il male. Li sapresti distinguere, sapresti le cose che Dio ti tiene nascosta. Per esempio, che cosa c'è al di fuori del giardino dell'Eden, eh? Perché ci sono soltanto due esseri umani? Perché, no, perché Adamo non ti ha mai parlato di Lady Lilith? Eva che appena sente il nome di una donna, chi? Lady Lilith! Eva un po' agitata che fa... Chi è quella puttana? E la mattina dopo è stato un disastro. Eva che va a litigare con Adamo. È vero che Dio non vuole farci mangiare quel frutto perché altrimenti sapremmo tutto? Sì. È vero che c'era un'altra prima di me? Sì. Un litigio gigantesco. Litigano, 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 ma Adamo stavolta è davvero innamorato. Non è solo sesso. È davvero, davvero innamorato di Eva. E non vuole litigare di nuovo. Non vuole imporsi. Non vuole essere cattivo come è stato con Lady Lilith. Ha paura di perderla. E così decide di finire la litigata dicendole: Senti, hai ragione. Con quel frutto noi sapremmo tutto. Lady Lilith è stata punita da Dio per essere stata una donna emancipata, che voleva avere le sue libertà e non voleva essere anche lui il frutto proibito, e lo morse solo per poter avere la stessa punizione di Eva e non separarsi da lei. Lanciò fulmini ovunque, chiuse il paradiso dell'Eden e buttò tutti quanti fuori. Gardaland chiude e tutti quanti vengono sbattuti fuori. L'arcangelo Gabriele che insegue Adamo ed Eva con una spada. E Adamo ed Eva che, intanto che corrono, si rendono conto del fatto che, oh mio Dio, ma noi... Noi siamo nudi! E si erano resi conto di essere nudi. E non ci sarebbe voluto molto prima di scoprire, cercando di accarezzare un leone, che, oh mio Dio... Gli animali adesso ci vogliono mangiare! E si ritrovarono in questa landa deserta oltre il mare, separatissima dal paradiso dell'Eden, in cui non potevano più far nulla, solo deserto, solo loro due, da soli, nel nulla, in mezzo ad animali che li volevano mangiare o animali che loro dovevano uccidere per mangiare. Non c'erano più frutti, non c'era più un paradiso, erano stati cacciati perché avevano disobbedito a Dio. Ma erano ancora insieme. E questo era l'importante. E questa sarebbe stata la prima vittoria di Satana. Il peccato originale, un peccato che Dio avrebbe scagliato su Eva. Dio sapeva che era stata Eva la prima a mangiare il frutto e quindi la punì. Eva, d'ora in poi, avrebbe potuto creare altri esseri umani perché era uno dei poteri che gli erano stati dati dal frutto della conoscenza. Ora lei poteva creare la vita, ma a un caro prezzo. 9 mesi di gravidanza. Un enorme dolore e rischiare di morire per partorire. Adamo si ritrovò a uccidere animali per lei e vissero in miseria per il resto dell'eternità, come viviamo noi tuttora oggi. Una maledizione che si è scagliata per sempre. E Satana avrebbe fatto lo stesso trucchetto con un sacco di altri personaggi, fra cui Gesù Cristo e un sacco di altri personaggi simpatici della Bibbia che vanno da Salomone a Re Davide. Da Mosè ad Abramo a Isacco, tutti quanti tentati da Satana, che però non è mai riuscito a vincere. Tutte le volte
sembra che l'uomo torni da Dio. Tutte le volte sembra che l'uomo torni a volere delle regole. E Satana non lo capisce. E Mefistofele cerca di spiegarlo a Faust. Ma Faust ormai non è più interessato a sapere come continua la storia. Faust non ne vuole più sapere. Faust non vuole sentire come va avanti. Perché Faust è innamorato di Margareta. Lentamente Margareta resta incinta. E quando Margareta resta incinta è un disastro. Margareta, figliuola mia! È una cosa indecente. Vergognati. Ho detto vergognati. Mi fai vibrare i polmoni con il tuo atteggiamento. Ti sei fatta mettere incinta da uno che aveva 90 anni il mese scorso. E Margareta, che al nono mese di gravidanza doveva ancora togliere le vesciche ai piedi di sua madre. E Faust, che aveva capito che bisognava risolvere questo problema. E così andò da Mefistofele e la madre morì. La madre di Margareta venne uccisa. E Margareta finalmente era libera. Finalmente Margareta poteva andare a vivere con Faust. E mentre andavano in comune per controllare che fossero tutte le carte a posto e potessero andare. Faust ricevette una brutta notizia, ma ancora peggiore la ricevette Margareta. Margareta, abbiamo appena trovato tuo fratello. Tuo fratello, quello che era andato in guerra, era tornato dalla guerra, ma in una taverna, mentre spammava messaggi su YouTube e mentre litigava con due tizi incontrati alla taverna, è stato ucciso ed è stato abbandonato in un vicolo. Margareta, sentendo prima della morte di sua madre e poi della morte di suo fratello, attuata da chissà quale coglione in chissà quale taverna, iniziò a sentirsi male. Due morti in un colpo solo. Iniziava ad essere disperata. Non sapeva che cosa fare. E Faust, che voleva rimediare, e andò da Mefistofele. Mefistofele, tu hai poteri illimitati, vero? Sì, più o meno. Ormai Faust aveva perso il suo accento tedesco, forza di vivere con Margareta. Ogni tanto gli partiva qualche nein o qualche kartoffeln, ma non ce l'aveva più, perché in questo momento lui era serio e doveva parlare in italiano corretto. Ovvero, tu puoi riportare in vita i morti? E la risposta del grande Mefistofele era stata: sì, ma come lo spiegherai a Margareta che sua madre e suo fratello sono tornati in vita? C'era un problema. O loro restavano morti e Margareta era disperata, oppure lui doveva rivelare il suo segreto a Margareta. Non sapeva che cosa fare, così divenne freddo, distaccato, perché doveva ragionare, doveva decidere se dirlo a Margareta oppure no, perché dirglielo era una cazzata, ma non dirglielo significava farla soffrire. Ma forse avrebbe sofferto anche se gliel'avesse detto, o forse no, forse l'avrebbe saltata. Oh mio Dio! Era disperato, completamente disperato. Non sapeva che cosa fare. E iniziò a distaccarsi da Margareta. E Margareta sentiva questo distacco. E quando arrivò il momento del parto, in cui subì tutta la maledizione lanciata su Eva per il frutto proibito, e dovette partorire con dolore, rischiando di morire, perché eravamo nel Medioevo, niente anestesie, niente ostetriche, c'era soltanto una vecchia di schifo che aveva appena mangiato un uovo crudo appena uscito da una gallina con tanto di guscio. Non c'erano le condizioni per partorire per bene. Aveva patito le pene dell'inferno, una cosa terribile trattata a me. Margherita aveva rischiato di morire. E dopo che sua madre era morta e suo fratello era morto e lei aveva partorito con dolore, era nato un bambino. Un bambino bellissimo, un bambino dolcissimo, un bambino che era il figlio di Faust e di Margareta. Un bambino meraviglioso. Ma Faust era ancora freddo. Faust si rendeva conto che ora era ancora più terribile spiegare a Margareta che cosa era successo, perché se gli avesse detto che okay, tuo figlio è figlio anche di Satana, Margareta che cosa avrebbe fatto? Sarebbe impazzita. E non sapeva che cosa fare. E tutta la conoscenza che aveva avuto non bastava. Tutto quello che aveva imparato dai libri non bastava per spiegare questa cosa a Margareta. Non gli avrebbe creduto, forse gli avrebbe creduto, l'avrebbe preso per pazzo. Che cosa sarebbe successo? Mille dubbi. Margareta che lentamente era sempre più depressa. Finché un giorno
non prese il suo bimbo neonato e nel laghetto che c'era nel giardino di casa lo annegò. La forza di una madre che tiene sott'acqua il proprio bambino e lo uccide, perché è troppo depressa, è in un mondo troppo brutto e non vuole che lui ne faccia parte. Non vuole che lui viva in questo mondo. Quando Margareta uccide il bambino, viene subito beccata dalla vicina di casa, Marta, che inizia a gridare: "Oh mio Dio, che cosa stai facendo? Tiralo fuori, tiralo fuori!" E il bambino ormai è già morto, è già annegato. Il neonato infante morto. E Margareta che non è dispiaciuta, Margareta che è come se fosse morta dentro, ormai è un fantasma che vaga per le stanze, è stata distrutta da tutto ciò che, anche se lei non lo sa, Faust gli ha fatto. E Faust, che è sempre più devastato da ciò che ha fatto Margareta, sempre più sensi di colpa, sempre più disperato. E i preti che vengono a sapere del fatto che Margareta ha ucciso suo figlio. Margareta deve essere impazzita. Margareta, che è sempre stata così buona, è sempre stata in chiesa, probabilmente si è convertita a Satana. E così decidono di indagare e entrando nella casa di Faust trovano ancora il pentacolo disegnato col sangue di capra sul pavimento di legno. E trovano i residui delle candele e capiscono che davvero Faust e Margareta hanno qualcosa a che fare con Satana. E quindi prendono Margareta e viene bruciata al rogo come strega. Viene legata a un palo. Viene appiccato il fuoco ai paglietti di fieno. E Margareta, la bella donzella, tanto allegra e felice, che sopportava le angherie della madre e che si era tanto innamorata di Faust, venne bruciata viva. Arsa viva in pubblico. Davanti a tutto il paese che con i popcorn se la guardava tranquillo. Era meglio quello dell'anno scorso, spero che facciano uno spin-off. E lei, che soffriva dannatamente, ma non per il fuoco. Non gridava, non gridava, mentre bruciava, non gridava, perché la cosa che davvero la feriva era tutto ciò che il mondo le aveva fatto, ciò che, anche se lei ancora non lo sapeva, Faust le aveva fatto. E Faust la voleva salvare, ma sapeva che se l'avesse salvata, tutti l'avrebbero accusata di stregoneria con ancora più sicurezza, sarebbe partita una caccia alle streghe. Poteva trasformarla in un'altra persona, farle cambiare aspetto, ma prima di riuscire ad avere un'idea del genere, ormai Margareta era già morta e dentro era già disperata. E Faust non sapeva che cosa fare. Voleva dimenticare tutto e chiese a Mefistofele un enorme favore. Per favore, per favore, posso dimenticare ogni cosa? E Mefistofele aveva un problema. Non posso farti dimenticare ogni cosa. Non posso. Perché tu hai firmato un contratto. Io non posso farti dimenticare di aver firmato il contratto, altrimenti non è più valido. Sono mica scemo. Quindi non puoi dimenticarla. E se ti facessi dimenticare tutti i giorni fino a quello del contratto, comunque la andresti a cercare, staresti comunque male, non sapresti mai che fine ha fatto. Quindi, che ne dici, caro il mio Faust? Se i prossimi 23 anni li passiamo a fare qualcos'altro di più interessante, eh? E Faust, disperato, che avrebbe passato 23 anni come Margareta. Per 23 anni, i 23 che mancavano alla fine del contratto, Faust morì dentro. Era triste, sconsolato. La conoscenza non era servita a nulla. Era inutile. Sapere di più non aveva cambiato il fato. Sapere quello che sarebbe successo, nemmeno probabilmente. Che cosa avrebbe fatto se avesse saputo che sarebbe andata a finire così? Sarebbe impazzito lo stesso. Era inutile. Che cosa poteva fare? E tormentato dal passato, Faust rovinò la sua stessa vita, passando un sacco di anni come un dannato in terra, cercando di nascondersi da quelli che lo volevano uccidere, perché lui era complice della strega. Alla fine non trovarono Faust. Si suicidò per conto suo. E Mefistofele non fece altro che guardare con disapprovazione ciò che Faust aveva fatto e dire: "Guardate gli umani, guardate gli umani. Fanno di tutto per avere la conoscenza, ma la conoscenza di cosa? Del passato. La conoscenza del passato, cose che non ci sono più. Il passato non è reale, il passato non esiste. Il presente esiste, il futuro no, il passato no. E l'uomo si fa condizionare dal passato, dal futuro e mai dal presente. Mai si preoccupa del passato e del futuro, mai del presente. Cose che non esistono. Il passato non esiste perché l'uomo si danna tanto.
E Mefistofele così, prima di tornare all'inferno, passò dal paradiso, dove Margherita con suo figlio, che sì, suo figlio era stato battezzato, quindi non andò nel limbo. Margherita era stata messa in paradiso con suo figlio e aveva saputo tutto di quello che Faust aveva fatto, ma ormai era felice perché lei era in paradiso. Faust era dannato per sempre all'inferno, non c'è molto da fare, la sua anima apparteneva al diavolo. Mefistofele, che tornando nell'alto dei cieli e passando a salutare Margareta, andò da Dio e disse: Visto? Ho vinto io la scommessa. Gli umani non cambiano mai. Ora devo mettere sotto carica il cellulare perché ho fatto una live col cellulare. Sì, perché io sono molto professionale, ok? E scotta, ma scotta sul serio. In modo da poter rispondere a tutte le successive domande, visto che probabilmente ne avrete. Credo, suppongo. È che la chat non mi sta funzionando bene, è un po' che non vedo più i messaggi che mandate, quindi non so di che cosa avete parlato nell'ultimo pezzo della storia. Spero di non avervi depressi troppo.